il dottor Agostino Giglio, presidente della Fondazione e saluto la docente di storia e filosofia, la professoressa Rosalba Pappalardi. Come avrete notato, sulla sinistra c'è una sedia vuota ed è un'iniziativa che si chiama Posto Occupato, promossa dalla FIDAPA, in ambito della campagna nazionale dedicata a tutte le vittime della violenza sulle donne. È un gesto concreto e doveroso che accende i riflettori su un fenomeno di dimensioni agghiaccianti. Circa il 70% delle donne nel mondo ha subito violenza almeno una volta nel corso della sua vita. Donne che hanno pagato con la vita. Ciascuna di quelle, prima che la follia di un uomo ponesse fine alla loro vita, occupava un posto a scuola, in ospedale, sull'autobus, a teatro, e noi non permetteremo che siano dimenticate. Questo posto lo vogliamo riservare a loro affinché la quotidianità non le sommerga. Saluto il dirigente, il professore Berardo Guglielmi, a cui gli cedo subito la parola. Grazie. Intanto benvenuto a tutti. Questo progetto, ecco, per me è di grande importanza per una serie di motivi. Trovo sempre entusiasmante io l'idea di incontrare l'autore di un testo che ho avuto il piacere di leggere, colui o colui a cui origina l'idea che mi è capitato di incrociare. Al di là poi, mi piace o non mi piace, del giudizio sull'opera, che in questo caso ho trovato particolarmente interessante, ciò che mi affascina è la presenza, davanti a me, al mio fianco in questo caso, della fonte di ciò che è passato sotto il mio sguardo. Per questo io sono convinto che il progetto lettura, e abbiamo sottolineato, come la professoressa Lovino dice, animatrice del progetto, ha un'alta valenza formativa, almeno per due motivi. Intanto, in primo luogo, è importante sotto il profilo metodologico didattico. Con questo tipo di progetti lo studio della letteratura esce dall'aula scolastica, dalle quattro mura, e si fa confronto con l'opera e con l'origine dell'opera, che è poi l'autore. L'opera che rivive qui ed ora con noi nel confronto, nello scambio comunicativo di tutti coloro che ne hanno fatto esperienza. E questo giustifica, proprio sotto il profilo dello studio, ripeto, metodologicamente, a posteriori l'impegno del lettore, il suo sforzo, è uno sforzo interpretativo che si nutre anche dell'espressione con lo scambio simbolico con l'altro, oltre che naturalmente come sempre, perché sempre una lettura è incontro con se stessi. Poi c'è un secondo motivo per cui io ritengo importantissimo questo progetto, ed è la sua funzione sociale e culturale. Noi tutti, penso proprio tutti qui presenti, abbiamo avuto modo di leggere il testo, e per questo docenti, studenti, magari anche familiari, possono condividere una storia, una trama, ed è a partire da essa che oggi insieme possono interrogarsi. Questo è un elemento fondante di un universo simbolico comune che va letto oggi come antidoto alla pervasiva influenza dell'immaginario dei mass media, ripetitivo e spesso ridondante. Per questo anche il titolo Mandami tanta vita ha un senso particolare, per me ha avuto un senso particolare, perché richiama la possibilità di trovare spazi di parola. Per quel che mi riguarda, la lettura del romanzo Mandami tanta vita è stata quasi un pretesto utile a confrontarmi con quel che mi è sembrato il nodo principale dell'opera, poi avremo modo di confrontarci, e cioè il tema, direi, io l'ho letto così, il tema del desiderio o dell'assenza del desiderio, no? Nella mancanza di parola del protagonista, che fra l'altro poi ha un nome abbastanza strano, Moraldo. I due personaggi principali, almeno quelli che io ho letto come due personaggi principali, cioè Moraldo e Piero, credo abbia un riferimento con Piero Covetti, quindi c'è alle spalle tutta una storia,
sembrano manifestarsi come i poli opposti del vivere. Piero è la manifestazione, secondo me, della convinzione assiologica, quindi del credere in valori per cui vale la pena di vivere, di combattere, forse anche di morire. Poi a quell'epoca, nel 1926, no? Con il fascismo che si affermava. Mentre l'altro, Moraldo, rappresenta il vuoto dell'esistenza, nella mia lettura, l'impossibilità di essere, di manifestarsi per quel che realmente si sente di essere. E qui c'è tutta la tematica di quello che io ho letto, della... c'è un punto del libro, credo che fosse il Carnevale a Torino, dove un carnevale funesto, ricordo anche te, funestato dalla pioggia, dove poi compaiono di colpo dei giochi, dei sorrisi di bambini. E quindi un po' violento il tema della maschera che ha attraversato il Novecento, quindi Pirandello, per esempio. Così Di Paolo descrive il personaggio di Moraldo alla fine dell'opera, quando la speranza di vivere, io cito, una vita vera, effettivamente piena, sembra per lui tramontare. Moraldo si sente, nel calore del branco, uno fra quelli che aspettano. Oscilla nel giudizio, asseconda la malevolenza quando è braccato dalla paura, misura le proprie qualità su quelle dell'altro e lo invidia. Rinvia, sottolineo, rinvia il momento di mettersi alla prova. Ecco, questo è il, secondo me, il messaggio, uno dei tanti. Poi ci sono varie tematiche che si intrecciano, ma non è più il caso. Questo comunque credo sia il messaggio principale da cogliere. O voi che vi leggete, dire ragazzi, ragazze, chiunque, scegliete di avere la vostra parola, scegliete voi stessi. Grazie. Passo la parola al dottor Agostino Giglio. Tanto grazie e buonasera a tutti. Mi ritrovo qui all'ottavo anno, in cui sono molto contento di questo progetto che come fondazione condividiamo fortemente. Libro non ho potuto leggere tutto perché non ho avuto il tempo di poterlo fare. E comunque da quelle poche pagine pure che ho letto mi è sembrato abbastanza interessante. Però prima di arrivare al libro io vorrei fare così, dare una specie di testimonianza, nel senso la testimonianza di legge. Io sono 40 anni che sono socio del club degli editori, per cui mi prendo la briga ogni mese quando arrivo di vedere, farò scegliere, farò dire, non scegliere, eccetera. Per cui sono, diciamo, leggo da sempre, da una vita. Ecco, io voglio dare questa testimonianza, la testimonianza della lettura, di leggere. Leggere i romanzi, leggere le riviste, leggere i giornali, questo è importante. Il progetto lettura non solo si deve riferire al libro, all'opera d'arte, all'opera letteraria, questa senz'altro è primaria nella lettura come desiderio di leggere, ma è importante leggere. Cioè, spesso il libro è qualcosa che non puoi tenere abbracciato, non puoi allontanare da te, lo leggi un momento particolare della tua vita, della tua esistenza. E quindi il libro, in fondo è un amico che sta lì, pronto ad essere preso di nuovo e pronto ad essere abbandonato. Le amicizie sono fatte così.